Buon Alessandro, siamo con te oggi qua davanti alla scuola sgomberata il 3 agosto. Ci racconti un po' com'è andata? Niente, stiamo qua dal 2009 che siamo entrati in questa struttura, dopo 40 giorni ci hanno cacciato. Siamo rientrati, mo il 3 agosto scorso ci hanno cacciati. Abbiamo avuto qualche incontro con i vertici del comune di Napoli, come Tuccillo, De Chiara, qualcun altro. Ci hanno detto che per il 15 di questo mese ci sarà qualche cosa, però dobbiamo stare in mezzo alla strada. Noi, voi siete qua, siete quanti ne eravate in occupazione? 17 famiglie, ma noi siamo 16. Eravate, diciamo, occupati eravate in occupazione da 2 anni, poi siete usciti il 3 agosto sgomberati, siete stati 20 giorni dove? Qua in mezzo alla strada, sulla tenda, sotto queste tende che voi vedete. Stiamo qua con bambini, donne e tutto. Ma la situazione in questo momento com'è? Come state vivendo questa situazione? Critica, non ci abbiamo bagni, non ci abbiamo docce. I bar che ci ospita qualcuno a fare pipì per le donne, per i bambini. Cioè, gli ammareti bidun, ci arrangiamo come dire. Cioè, qual è la vostra idea su quello che è accaduto? La vostra idea, se non ci danno una sistemazione, occupare o questa scuola o entrare da qualche altra parte. Ma in questo, il comune rispetta una sistemazione momentanea, diciamo, come si è espresso? Detto che forse c'è qualcosa, il 15 per qualche famiglia che ne dovrebbe avere diritto. Io penso, come stiamo qua, ne abbiamo tutti quanti diritto. Oggi siamo al 2 settembre e dovresti aspettare il 15 settembre. Penso che è dura, non aspetteremo. Lotteremo. Cioè, voi siete fondamentalmente in mezzo a una strada, proprio materialmente, state facendo le notti qua davanti alla scuola. Ma li hanno sgomberato, diciamo, prima c'è stato qualche avviso, qualche... No, niente, sono venuti il 3 agosto di mattina, sono 500 qua poliziotti, ci hanno buttato in mezzo alla strada. E oggi hanno messo i sigilli al... Sì, hanno messo i sigilli alla scuola, non possiamo entrare, non ci vogliono portare bagni chimici, niente proprio. Siete in una situazione... Nessuna autorità...